si chiama tua madre? Marta. Anche mia mamma si chiama Marta, lo sai? Aspetta, come si chiama tuo padre? Jonathan? Il mio Thomas! Konnichiwa, ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi finalmente, quant'è un mese che mi è arrivato, finalmente parliamo della nuova edizione 4K di Batman contro Superman, ovvero la Ultimate Edition. È un'edizione nuova in 4K, all'interno c'è solo il disco 4K e non si può comprare dall'Italia. Questo lo comprate solo, beh, io l'ho preso dall'America, ma anche se lo trovate in qualche Amazon europeo, anche Amazon UK, Inghilterra, c'è sempre l'italiano all'interno del disco, quindi andate tranquilli. Questo non l'hanno ancora annunciato in Italia, in uscita, tra un po' esce la Justice League, però questo qui non l'hanno ancora annunciato. L'ho rivisto, a me piace. Batman contro Superman mi piace, sì, è bello lungo, però succedono anche tante cose. È lo stile di Zack Snyder. Se non vi piace Zack Snyder, non vi piace neanche questo, insomma. A me piace Zack Snyder e attendo di vedere finalmente la Justice League come era pensata in Blu-ray 4K, perché io non l'ho ancora visto, mi rifiuto di vederlo in streaming. E aspetto anche il film esclusivo degli zombie su Netflix di Zack Snyder. Non vedo l'ora che esca. Ma passiamo a questo disco 4K e anche vi starete chiedendo: ma cosa cambia Moreno dall'altra? Io ho già questa, mi costa niente su Amazon, la trovo anche a 7 euro ogni tanto in offerta. Perché devo buttarmi su questa? Adesso ve lo spiego. Questo, se ricordo bene, è stato il primo disco 4K con un Digital Intermediate 4K della Warner. E nonostante il film avesse delle riprese IMAX, proprio in pellicola IMAX al cinema, il master era quello della proiezione in, chiamiamolo, CinemaScope in 2.41. Quello era il formato d'immagine per tutto il film. Avevano fatto anche il grading in HDR, ma il regista, questo si è scoperto dopo, beh, a parte che forse all'inizio in qualche forum avevo letto qualche commento. Comunque, la mia memoria fa cilecca, quindi non fidiamoci della mia memoria. Zack Snyder, durante una live view del film, aveva esclamato che in HDR non aveva assolutamente i colori del vecchio Blu-ray in SDR. Proprio come stile di colori c'era qualcosa che non andava nell'HDR, e finalmente ci ha potuto rimettere mano, e questa è la nuova versione in 4K Master 4K, sempre HDR10. Il grading HDR è stato rifatto da capo per questa uscita e il film contiene le scene in formato IMAX puro quadrato, quindi non zoomato come i film di Nolan, ma quadrato. Sì, se avete visto la Justice League sapete che è quadrato. Partiamo dal dire come è stato girato questo film. 16 mm, 35 mm, video digitale, Arri Alexa XT. Sono state girate alcune sequenze, non c'è dato sapere quali, anche con la GoPro, e poi anche le sequenze in IMAX. Quindi pellicola IMAX. Adesso riusciamo a sapere quali sono le sequenze IMAX perché sono quadrate, ma ne parliamo dopo delle sequenze IMAX. Il resto del film come si comporta? Guardate, io ho rivisto il film tutto in una serata, 3 ore, me lo sono sparato tutto e poi mi sono riguardato le scene che mi ero segnato, principali, un po' al buio, un po' alla luce, primi piani, eccetera, sempre con la stessa condizione di luce, perché è così che si deve fare. Se me le guardo di giorno le scene non è lo stesso impatto, col televisore, la luce riflessa, non è la stessa cosa, non ti accorgi delle stesse cose. Mi sono rivisto le scene della vecchia edizione 4K. Uno, il bitrate mi è sembrato uguale, in certe scene 60, 70, 80 mi è sembrato assolutamente uguale, però i colori sono un'altra cosa. Ma assolutamente. Prendiamo anche solo per esempio l'inquadratura, la scena, l'Oceano Pacifico Indiano, dove trovano la mega pietrozza di Kryptonite. Lì, nella vecchio Blu-ray, è tutto, ma tutto tende a un leggero azzurrino, tutto. C'è questa grana, presumo pellicola, ma chissà che cosa è in quella scena, insomma. Anche se ha usato una GoPro. Di giorno, digitale, non c'è grana,
per farla avvicinare alle altre riprese in pellicola ci hanno dovuto mettere un po' di grana fittizia, quindi vai a vedere, vai a capire dove c'è vera, cioè è tutto un mischione questo film, è tutto un mischione. Però in quella scena potete vedere che sì, è tutto meno azzurrino, sembrano più giusti i colori, c'è proprio la netta separazione tra l'acqua e il cielo azzurro, dove prima tendeva più tutto, diciamo, azzurrino verde, ma anche molte scene che tendono al sepia, proprio già a sepia di suo nella versione nuova, ma nella versione vecchia, che ne so, quando Lex Luthor parla al pubblico dove si incontrano Clark Kent e Bruce Wayne alla festa a Palazzo Corre, dove c'è anche Gal Gadot nella parte di Wonder Woman, lì c'è il muro bianco dove parla Lex Luthor, tende a un giallino, dove qua è molto più bianco. Insomma, hanno ritoccato, hanno rimesso tutto a posto, e nonostante molte scene siano con i colori, con lo stile classico di Snyder, ci sono certe scene in cui pompa i colori, ci sono certe scene desaturate, è un mix, è un misto di tutto. Sono 3 ore di film, troverete di tutto in questo film, in qualsiasi situazione troverete, con, senza grana, bello pulito, bello sporco, di tutto. Però avvertito che i colori sono molto più, potrei dire, naturali. Sono molto più naturali. E nelle esplosioni mi è sembrato di avvertire un po' più dettaglio, soprattutto alla fine, contro Doomsday, quando ci sono quelle esplosioni di Doomsday, quando si trasforma, o proprio esplosioni normali, quel rosso è più rosso-arancione e noti un pochino più di contrasto e dettaglio all'interno del fungo dell'esplosione, dove nella vecchia sembra un po' un'immagine anche un pelo più morbida per tutto il film. Quando c'è Superman che scende al Campidoglio, c'è la ripresa di lui che scende al Campidoglio, è morbidissima nella vecchia edizione. Qua c'è della grana, qua c'è il rumore video, grana, chiamatelo come volete, ma c'è un qualcosa di più, c'è un leggero dettaglio avvertibile in più, una certa pastosità dell'immagine. Pollice su per questa nuova versione. Non è una rivoluzione. Se non vi piace il film, se ve lo riguardate ogni morte di papa, se lo usate solo per le scene, per far sentire l'audio, spero non in italiano, non buttatevi su questa nuova versione. Anche se, perché non è una vera rivoluzione, io sono contento perché avverto più dettaglino e meno morbida, c'è un po' più di grana, la compressione è uguale, però un po' più di grana, sembra proprio un nuovo master, questo qua è un nuovo master, però non è una rivoluzione. A me interessa, sono contento di averlo preso, ma se a voi non ve ne può fregare di meno, tenetevi quella vecchia o compratevi quella 7 euro vecchia, che va bene lo stesso. Ma passiamo alle inquadrature in IMAX quadrato, che a me non ha dato fastidio, e anzi le immagini quadrate non è che danno tutto questo fastidio. Sì, ho già fatto lo speciale video sulla Justice League, quindi andatevelo a rivedere. Ok, no zoom, inquadrato bene per il 16 noni, il formato televisivo a casa è 16 noni, quindi sarebbe stato meglio forse zoomare le scene. Però devo dire che porca vacca le scene quadrate. Porca vacca, che roba. Un'altra cosa che non vi ho detto prima è, qui nella nuova versione ci sono le scene nere in cui c'è proprio il nero, Bruce Wayne che scende dall'ascensore, è nero, non c'è niente, è nero puro. C'è un po' più di dettaglino in certe scene che mi sono segnato, quando scende dall'ascensore, quando parlano alla fine del funerale, lui la giacca nera, Gal Gadot ha la maglia che cacchio c'ha addosso di nero, c'è un po' più di dettaglino nel nero, poco, ma c'è, stessa impostazione video, stesso lettore video, stesso uguale, né? Però c'è un pochino più, risalta un qua, è aggiustato meglio il nero, è regolato un pochino meglio il nero e il contrasto generale del film. Ma le inquadrature in IMAX, che sono all'inizio, la scena con i demoni, il funerale alla fine, il combattimento contro Superman, comunque sono... Eccomi qua, scusate, è arrivata la postina con altri pacchettini, quindi ho perso il filo del discorso. Sì, le scene IMAX... anche se in questa vecchia versione erano zoomate e poi anche in 2.41, quindi erano belle tagliate, non erano 16, erano veramente tagliate da quel quadrato, sono la fine del mondo, i colori sono diversi, più reali, più tangibili, e il micro dettaglio
Non è la stessa cosa della vecchia versione, quelle scene. C'è proprio Batman che guarda su Superman, tutte le goccioline di pioggia sull'armatura. È una cosa fuori, temporali che riflettono la luce sul fango bagnato. Ci sono tutte le pietroline per terra. Poi ci sono anche effetti in CGI che rendono l'immagine un po' più morbida, l'intervento della CGI. Però il set di dove si menano è meraviglioso, contrastato. L'inizio, il funerale dei Wayne, quel campo di grano secco, il bambino che scappa in mezzo alla è veramente wow. Quando c'è nel sogno Superman cattivo che frizza tutti, c'è quel primo piano di loro due che si guardano. Tra un po' vedete le molecole di come sono riusciti a fare la trama del costume di Superman e il cappuccio, la maglia di Batman sporco di sabbia. Wow. Giudico quello che vedo. Wow. Meraviglioso. Meraviglioso, non un filo di grana lì, non c'è un filo di grana, meraviglioso. E non è la stessa immagine zoomata di quella vecchia. Io ho provato a zoomare, a farlo a 16 noni, bello, meraviglioso lo stesso. Però non lo so, anche il fascino quadrato, il frame, che l'inquadratura è stata pensata per quel frame, IMAX, è perfetto. Io non vedo l'ora di vedermi la Justice League quadrata così. Perché ha ragione Snyder, cioè il supereroe quando è alto occupa tutto il frame quadrato, è una meraviglia. Certo, avrebbe potuto farlo 16 noni e pensarla in 16 noni originariamente, avrebbe potuto. Il nuovo film su Netflix, ho visto l'intervista di Snyder, l'ha fatta in 16 noni, 1.77:1, l'ha pensata così per il formato televisivo di Netflix. Ma per il cinema lui voleva le inquadrature grandi, per lo schermo IMAX, ed è giusto che ha fatto così. Avete la vostra idea? Io la mia, ho già fatto lo speciale, come la penso? Ma le inquadrature IMAX valgono il prezzo del disco. Ovviamente non 30 euro, io l'ho pagato sui 20 euro, e vabbè, anzi, passiamo all'audio. L'audio è lo stesso vecchio, però ho avuto modo di sentirlo col Marantz che non l'avevo mai sentito, col nuovo subwoofer che non l'avevo mai sentito, ho visto il film col nuovo OLED che non l'avevo mai visto il vecchio, anzi il vecchio forse non l'avevo neanche mai rivisto dal primo televisore 4K che avevo, il primo televisore scrauso che avevo. Quindi ho sentito per la prima volta, ho vissuto la colonna sonora di Batman contro Superman in Atmos. E siete al cinema, è un film, un mix pensato per il cinema, anche per l'esperienza cinematografica in casa. Effetti distintivi da sopra qualcuno quando vola Superman, quando passa il Batwing, quando si distrugge la città all'inizio, c'è quel basso di dubstep, detriti che cadono, quando Lois gli crolla, quando va a prendere la lancia gli crolla il soffitto da sopra, crolla proprio da sopra il soffitto, tanti effetti così. Però in tante scene io non riuscivo a capire se c'era qualcosa sopra, perché era talmente aperta la scena che era tutto un 3D. Ci sono anche della colonna sonora delle sequenze dove c'è solo il piano, Hans Zimmer, Junkie XL ci danno dentro, e non vedo l'ora di ascoltare la nuova colonna sonora di Justice League, non fatta da Elfman ma da Junkie XL. C'è quel piano, don, quella nota, quel piano arriva da una parte della stanza che non mi ha avvolto, non riesco a capire da dove arrivava quel piano. Stanza buia, concentrato sul film, non di giorno col paninazzo in mano, Coca-Cola e a guardare così la tele, concentrato. A me piace studiarmelo il film quando lo vedo, almeno per la recensione. Quindi wow l'audio Atmos, wow l'audio Atmos, il subwoofer, il nuovo SVS. Sì, farò lo speciale, ma devo vedere più film possibili per dare il mio parere. L'SVS so che può andare ancora oltre, perché lavoro a metà adesso, perché in appartamento da me non posso pomparlo di più, ma è stata un'esperienza wow. Proprio la colonna sonora dà un apporto a tutto, le esplosioni quando si ficcano, quanto fa un subwoofer, quanta profondità dà, è una cosa meravigliosa. Meraviglioso. L'SVS PB2000 Pro lavora alla grande, proprio a pane per i suoi denti con questo film. Proprio lì che fammi estendere ancora un po' di frequenze basse per la stanza, dai, facciamo. Bravissimo. Dolby Digital italiano, che è lo stesso del vecchio disco,
C'è una scena, provate una scena su tutte, stesso volume, provate proprio quando Batman e Superman si menano, che lì c'è in gioco di tutto, bassi, quando gli tira i pugni, quando c'ha le due armi che fanno le onde supersoniche per bloccare Superman, il temporale, la pioggia che arriva da sopra. Mettete in italiano e anche il dialogo del canale centrale caldissimo, profondo, che sentirete per tutto il film in inglese e in italiano. Boh, avete un 5.1 per sentirvi il film. Boh, sparisce, la magia sparisce, il subwoofer fa quello che può perché dice boh, ho solo questo da farti sentire. E no, no, no. 5.1 a 4.48, no, no. Passiamo agli extra. Non ce ne sono. C'è solo un'introduzione di 30 secondi al film in cui Snyder vi dice sì, ho rifatto il grading, ci sono le sequenze IMAX. Ciapali. Però mi piace Snyder perché è proprio appassionato quando parla delle sue cose, dei suoi film, dei suoi progetti. È proprio a lui piace. A voi potrà non piacere il risultato finale, ma a lui piace tanto. E c'è un nuovo commento di lui al film che ho fatto partire brevemente. Introduce anche le sequenze IMAX, quindi è un commento nuovo. Parla della lavorazione del film, ho letto in internet, io appena ho altre 3 ore, o magari me lo posso spezzare anche prima di andare a dormire, guardo mezz'ora, me lo spezzo e sono proprio curioso di sentire che cosa ha da dire sulla lavorazione del film e dei segreti di tutta la produzione del film, delle scene in IMAX, e magari ci dice anche in quale inquadrature ha usato la GoPro, in quale la pellicola, perché è un mix, un bordello, come la scena del deserto. La scena del deserto, quando c'è Lois e arriva Superman a liberarla, c'è la polvere della sabbia, la grana della pellicola, il rumore digitale aggiunto do, è un fottuto casino quella scena. C'è il cielo che pulsa tra fumo, nebbia, sabbia, grana, non si capisce un attimo. Cioè, quella sequenza è un bordello. Non so se GoPro, pellicola, 16 mm, è un bordello quella scena. Che però è un bordello leggermente più bellino nella versione nuova, leggermente più bellino. Nella vecchia c'è proprio una scena di fumo nel cielo che è morbidissimo, cioè sembra che abbiano piallato tutto col DNR in certe inquadrature, che non è così, magari è stata la compressione o proprio il master di partenza, però il brutto di quella scena è leggermente meno brutto in questa, quindi per quanto faccia schifo quella scena, quelle inquadrature, qua è un po' meglio. Ma ok, ho parlato fin troppo di questa edizione, ragazzi, se vi piace il film io ve lo consiglio così. Davvero, io le sequenze quadrate ho goduto come un matto, i nuovi colori, ok, non è tutto costante il film come bellezza, come micro dettaglio, ma in certe scene, molte scene che ho analizzato, micro dettaglio vertibile in più c'è. Ovvio, andare a beccare che cosa ha fatto con cosa in ogni scena, no, è impossibile, però questa è la via. Questa è la via. Ma lo dico ancora una volta, se non vi interessa tanto, li volete solo avere lì da collezione tutti i film della DC, dato che non è neanche disponibile in Italia questo disco con audio italiano dentro e sottotitoli in italiano, compratevi la vecchia. Viene sempre, ve la lanciano tra un po' Amazon quando comprate un pacco di biscotti, ve lo regalano insieme. Quindi e anche gli extra, questa vecchia versione, anche gli extra sulla lavorazione del film, e in Blu-ray 1080p c'è la versione theatrical, perché qui e qua nella versione 4K c'è solo la versione estesa, che a mio parere è la migliore, un sacco di scene, più coinvolgimento. Per me, io non ho mai più rivisto dal Blu-ray, anni e anni fa, ormai sono 6-5 anni, la versione cinematografica. Forse l'ho visto solo al cinema, la versione cinematografica. Da quando l'ho comprato ho sempre solo visto l'estesa. Quindi ragazzi, chiudiamola qui. Consiglio l'acquisto con ma, non per il risultato finale, ma per i vostri gusti personali. Se non vi piace il film o Zack Snyder, non spendete altri 25-27 euro per importarlo dall'estero, non fatelo. Ok, ci vediamo nella prossima puntata, grazie per le iscrizioni, grazie per i mi piace e sayonara a tutti, bye bye.